Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Siamo di nuovo qui con il combattimento con cui ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Queste cuffie iniziano a darmi un po' fastidio. Sono nuove, quindi non si sono ancora abituate alle mie cervella. Forse sono semplicemente troppo dure e fatte male. Non lo so, non lo sapremo mai probabilmente, ma... Allora... Qua ci avevano flancato di brutto. Tra l'altro su sta camera del me... scusatemi, ma... Non siamo messi... benissimo. Però facciamo una roba così. Allora, vai là dietro. E ti dai un bel cazzotto sulla faccia. Ok. Tu piglialo da qua. Ok, e tu potresti effettivamente pigliarli dalle retrovie, no? Che dici? Non se lo aspettano, no? Ciao! Allora, tu, Asleipr, muoviti qua. Allora. Dio su questo, eh. Così Gunnar lo tira giù e non ha più il flanked. Ottimo. Non mi ricordo cosa facesse il Bloodthirsty, ma... Direi su questo, quasi quasi. Questa. Qui si prende un turno d'opportunità, ciaone. A lei stessa. Tu Nefia, riesci a muoverti qua dietro senza prendere il turno d'opportunità? No. Quindi ti direi, vai qua. E boh. Oh, ci demoralizzo, mi sento molto peggio effettivamente. Guarda tutti col tactical move là. Allora, visto che ancora c'è nessuno che mi rompe le scatole, tiriamo una bella frecciumba. Ciaone! Mo. Nefia. Vai qua e attacca oltre. E quella cura. Lui riesco, sì. Ok, oh no, ma ho preso fuoco? C'era un falò acceso là? Togliti. Speriamo che non diamo fuoco all'altro. Spostati nel caso. Tu riesci a... Forse no. Ma male che vada, ti faccio prendere l'attacco d'opportunità. Muoviti, Sleifr. Ok, ho preso lo scudo, ottimo. Andiamo Gunnar, così la chiudiamo qua. Non so perché ce l'ho attaccato questi tizi, a dire il vero. Vittoria, GG. Easy. Adesso ci ho fatto male. Buono, così. Conosco quest'uomo, era uno dei nostri della nostra servitù. L'ho visto attorno alla Longhouse. Lo erano tutti, penso che siano scappati durante l'attacco dei banditi. Ehi, c'era uno ancora vivo qua. Hanno guadagnato la loro libertà, lasciali andare. Guadagnato, l'unico modo per guadagnare qualcosa è attraverso il duro lavoro o la vittoria in combattimento. Provare a fallire non rende un uomo libero. Erano male equipaggiati e mal allenati, ma hanno combattuto. Hanno provato che hanno il desiderio di essere liberi. No, li riprendo. Abbiamo bisogno di servi per tirare su Skjern. Preghiamoli e portiamoli indietro. Alcuni minuti dopo.
Ok. Cosa che ho detto? Hai ricevuto un servo. Gunnar ha perso morale. Senti, Gunnar, mi spiace, ma ne ho bisogno. Si è messi malissimo. Non so se ci sei reso conto se avessi messo. Ah, Alpino, ok. Non è scontato, ma qua se c'è altra roba. Ma qua c'è un. Posso prenderlo per cortesia? Non capisco perché questi indicatori siano fatti così male. Ho questo legno, ok. Non ho capito di cosa parla, ma va bene. Ce ne manca ancora uno di legno da vedere. Sì. E tra l'altro sono curioso di capire che cosa cavolo succede qua in questa foresta. Ah, oh, ok, mia zia, tipo questo. Ecco. Ha raccolto legno per l'inverno, Grimold. Ah, oh, qua c'è Grimold. Rimmel's cottage is open. Strano, The è tracks from the aperto. abandoned camp lead here. I got a bad feeling about this. Allora, c'è un uomo che è in piedi vicino alla tociotta di legno. È sorpreso di vederti, ma non spiacevolmente. Anzitesto, non ti ho visto da molto tempo. Cosa ti porta qui? È tuo zio, ma rimane comunque una persona abbastanza misteriosa. Ha partecipato a tutte le spedizioni di tuo padre e è un guerriero forte. È sempre rimasto per conto suo. Stavo controllando giusto se andasse tutto bene, non ti ho visto al banchetto. Non ero nel parere, cioè nel stato d'animo per un drink. Magin Bjorn era il terzo dei miei fratelli a morire in battaglia e sono stufo di pretendere che ci sia gloria in una morte del genere. Su cosa stai lavorando? Sto provando a migliorare il recinto. Un branco di lupi ha preso quattro dei miei animali in questo autunno. Pensavo di aver migliorato abbastanza il recinto l'ultima volta, ma 2 notti fa ho perso l'altra pecora. Sai cosa posso fare per aiutarti? Se mi vuoi aiutare, ho preparato una trappola per uccidere, cioè per catturare il branco. Non posso farcela da solo, però. Oppure scapperebbero o mi ucciderebbero. Con il tuo aiuto invece è una cosa assolutamente diversa. Qual è il piano? Leghiamo un maiale a un albero e aspettiamo in cerchio. Se i lupi arrivano, li attacchiamo. Proveranno a scappare, quindi dobbiamo essere veloci. Ma se riusciamo a prendere almeno metà del branco, probabilmente lasceranno in pace questa area nel futuro. Questo funzionerà. Quando arrivano solitamente i lupi? Quando sono via, così non posso catturarli. Ma il grugnito di un maiale da solo dovrebbe attirarli. Proviamo a provare? Va bene. Guidaci. Oh, conosco un buon posto per la trappola, questa parte. Come fai ad essere sicuro che siano dei lupi e che non siano quei tizi accampati a caso là? Mi hai detto seguiamo lui. Beh, la carcassa di Ren aveva delle cose, delle segni di lupo. Eccoci. Va bene, siamo pronti. Andiamo a nasconderci. Ok. Se siamo tutti in cerchio, però qualcuno sarà. Ok, passano 3 ore e sentiamo dei sniff sniff. Ah, eccoli. Porsche vascio, dobbiamo fare in fretta. Per cui direi. Vai qua.
Vai qua. Qua. Qui non era il tizio, ho preso tutto male. Poi qua. Anche Roskvad, tu devi correre fortissimo. Oh, due li abbiamo pizzicati se non usano la fuga tattica, ma penso che non lo faranno. Mi auguro che non lo facciano. Anche se lo fanno, comunque non è che hanno tutti questi movimenti, insomma, se usano la fuga tattica. Allora, tu vieni qua e proviamo ad attaccare quello, se si riesce. Sì. Ok, mentre c'è Grimul, vai su questo. Ok. Inizieranno a ritirarsi tra due turni, ma noi... Dovremmo tirare giù abbastanza in fretta, vi auguro. No, Gunnar, non tiratevi giù Gunnar, per piacere. Fanno un sacco di danno. Allora, lui non può fare niente perché è caduto malissimo. Allora, proviamo a tirare giù questo che sta infastidendo Gunnar. Vai tu con la frecciomba. Però se ho tirato giù questo, non prendevamo l'attacco d'opportunità adesso che lei cura lui. Ah, yeah, ci avrei scommesso. Allora, tu vai ad attaccare questo. Ti prendi l'attacco? No, perché lui ha già fatto l'attacco d'opportunità, quindi vai su questo. E lui è anche flancato adesso, per cui... Vai. E uso tratto di tutti? Sì. Allora, aia! Ancora su Gunnar, basta? Allora, va su Gunnar di nuovo. Ah, è anche ferito, porca miseria. Anche lui non è messo bene. Ah, tocca a me. Facciamo che tu tiri giù questo, se possibile. Ottimo. No, tu che hai visuale bene. Però tira giù questo. Andato, ok. Tu vai su questo. Su questo. Tiriamolo giù. Dove non dovrebbe farmi ulteriormente male. Allora, direi che se muovo qua, teoricamente lui non dovrebbe riuscire a raggiungermi. Anzi, è flancato, quindi lo tiriamo giù. Buono. Li ho tirati giù tutti prima che iniziassero a scappare. Per fortuna, è andato bene. Però nessuno ha preso mai ferite, ottimo così. Ok, l'ultima volta che dovrei vedere questo branco nei dintorni. Non era un loro territorio consueto, comunque. Sono grato che tu mi abbia aiutato, non avrei potuto farcela da solo. Sono sempre qui per la mia famiglia, zio. Sei pronto a parlarmi un po' di più di mio padre adesso? La Brahma ha portato via tutti i miei fratelli, adesso è difficile parlarne. Un viaggio di commercio a Kaupang. Tuo padre ha sentito parecchie voci sulle isole attraverso il mare.
Un gruppo di uomini del nord ha detto di aver viaggiato là per stabilirsi nella parte più a nord. È abbastanza inospitale come territorio e lo chiamano Orkneyjar. Quelle isole sono abitate da tribù che sono piagate da lotte intestine, ma ci sono storie di un regno più grande a sud, un regno con grande concentrazione di ricchezza e poco forte nelle sue difese. Sono sicuro che tu possa capire che perché questo ha interessato tuo padre. Ha avuto l'intenzione di attraversare il mare, andare ad ovest da qui, sperando di trovare tutti quei posti così pieni di ricchezza e poco protetti. Avrebbe dovuto stare qui ad aiutare il suo clan. Sì, avrebbe dovuto, ma Mayhem Bjorn è sempre stato troppo pronto e carico di interessato all'avventura per il suo piacere personale. E questa è stata la sua fine. Cosa è successo? Ti osservo per un lungo momento, poi i suoi occhi si concentrano nuovamente su di te e ti affronta come sulla punta di una lancia. Il peso del comando è diventato troppo forte per lui, troppo pesante per lui da portare. Ha fatto un errore che ha distrutto il gruppo e questo si è capovolto su di lui. Non lo vedrò mai più. Ti ha abbandonato? In realtà ci siamo abbandonati l'un l'altro. A quel tempo sembrava l'unica possibilità per affrontare quello che stava succedendo. Prova la terza, capisco. Deve essere davvero difficile per te, non ti forzerò ulteriormente. Grazie. Un uomo vecchio gli deve essere consentito mantenere i suoi segreti, per pietà della sua pena. Allora, raccogliamo un po' di risorse a questi lupi, visto che li abbiamo tirati giù tutti. Un po' di pelli, molto bene, così ci sistemiamo un po' la casetta. Ma detto questo, allora, noi eravamo andati a casa di lui, ma a casa di lui c'è altra roba? That's strange. Grimmel's cottage is open. The tracks from the abandoned camp lead here. I got a bad feeling about this. Ma è quello che hai detto prima, ci abbiamo appena parlato con Grimulf, devo dire. Lui dice che è aperto, ma non è vero che è aperto. E che le tracce di sangue portano qua. Io non vedo nessuna traccia di sangue in realtà. Una persona, in parte sepolta. Non vedo le tracce di sangue comunque. Ah, ok, lui intanto si mette a guardare le piante. Ma non capisco comunque. Allora, dice che là è tutto aperto, ma non è vero che è tutto aperto, è appena si è appena passati là, è chiuso. E questo chi è? Trovato qualcosa? No, non ancora. Ma tra l'altro la capanna dello zio dov'è che era? Ah,
questo si per la Ren. Scusami, la capanna dello zio? Travelers. Andiamo qua. Poi dice, ah, è strano che sia tutto aperto, ma non è aperto. E le tracce di sangue arrivano qua, ma non vedo nessuna traccia di sangue. Non vedo niente di aperto. Che cavolo? E dov'è mio zio di tutto ciò? Andiamo a parlare con i tizi allora. Non mi fanno parlare con i tizi. Che cavolo? Ah, qua c'è del sangue. Ma adesso c'era il maiale perché. Ho fatto la trappola per il maiale a posto. No, qua ci devo l'Eifr. Non sto capendo, mi sembra che abbiamo esplorato praticamente tutto. No. Ho trovato tutto qua. Allora, là c'è del sangue. Qua c'è del sangue perché c'è il maiale. Ci sono i lupi e tutto. Dice, le tracce di sangue arrivano alla casa dello zio, ma. Ah, qua delle altre tracce. Ma qua dove va al loro accampamento, no? Qua dove sono. No. Qua dove c'erano gli schiavi. Gli schiavi fuggiti. Dove. Cosa. Qua non è aperto, è assolutamente chiuso. Dice un brutto presentimento. Ma che presentimento? È tutto. Boh. Mi sa che non lo scopriremo mai, ma come facciamo a non scoprirlo mai se. È una missione principale questo, allora. I vecchi debiti. Ok, riportagli quella, ma non mi interessa. Vai a Ribe, parla a Thorfinn. Non riesco a capire cosa devo fare. Non c'è neanche più la missione. La missione completata cosa vi dice? A wanted guest. Cosa. Boh, direi che interrompiamo qua il video, cercherò di scoprire di più nel mentre. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto, come al solito, e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Expedition Viking. Ciao a tutti e buona giornata.